Oggi siamo all'Istituto Berti, l'Istituto di Scuola Superiore di Torino, per un incontro organizzato dai ragazzi e parleremo di Circular Economy. Ci siamo visti con questi studenti lo scorso 24 ottobre in un incontro promosso dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia per parlare di Circular Economy. E i ragazzi si sono appassionati, hanno realizzato un progetto che ha portato alla creazione di un blog nel quale hanno inserito i contenuti che loro hanno approfondito e che ha portato a questo incontro, un incontro molto importante nel quale loro vogliono raccontare ai loro compagni che cosa è la Circular Economy, ma soprattutto ne vogliono parlare con gli amministratori politici. Mi chiamo Diego, sono della classe prima dell'economico sociale. Cos'è la Circular Economy? La Circular Economy è un tipo di economia sostenibile, vantaggiosa ed è un'economia che si può adottare sia in una nazione che in una località, in una determinata parte locale. Circular Economy è un tipo di economia che sfrutta il rifiuto come una potenziale risorsa per l'industria, una potenziale risorsa anche ad esempio per una società. Rendendoci conto oggi dei problemi ambientali e specialmente dei disastri come per esempio alluvioni o terremoti, ci siamo comunque resi conto dell'importanza che potrebbe avere un argomento come la Circular Economy, trattato comunque da noi studenti e specialmente trasmesso attraverso il blog. All'interno di esso infatti possiamo trovare una serie di articoli analizzati da noi studenti in dei gruppi e appunto li abbiamo approfonditi, elaborati e caricati su questo blog e trattano appunto una serie di disastri ambientali ma anche di soluzioni, ecco, di come poterli comunque cercare di sistemare, di rimediare a questo. Inoltre abbiamo elaborato più di una PowerPoint e anche alcuni video nel quale appunto spieghiamo qual è la problematica e soprattutto cerchiamo di dare consigli utili ai cittadini di tutti i giorni per poterli comunque applicare. È importantissimo che le nuove generazioni abbiano un occhio attento sul futuro del pianeta e sull'economia circolare. Questi ragazzi hanno affrontato un tema molto importante e vasto con la semplicità e l'entusiasmo dei giovani. La città metropolitana è felice di partecipare a questa giornata, alla presentazione del loro blog, perché riteniamo centrali anche nella nostra attività i temi dell'economia circolare, del recupero dei materiali, il corretto riciclo dei rifiuti e i cicli virtuosi. Si deve passare nel prossimo futuro dall'economia lineare alle economie circolari, perché ci siamo resi conto ormai da tempo che le risorse del pianeta non sono infinite e quindi dobbiamo cercare di mantenere lo stato di equilibrio per il futuro dei giovani e per le nuove generazioni.